È bastato uno scontrino per scatenare il putiferio su Twitter. Ci riferiamo alla dimostrazione che Pina Picerno, capolista del PD alle europee, ha voluto dare a Ballarò per confermare le parole dette in una recente intervista rilasciata a Fanpage. Chi dice che è troppo poco, ha dichiarato la Picerno a proposito del bonus IRPEF da 80 euro per lavoratori dipendenti e assimilati, non conosce evidentemente le condizioni reali della vita delle persone, perché 80 euro al mese significa poter andare a mangiare due volte fuori, significa poter fare la spesa per due settimane, significa insomma assicurare un po' d'ossigeno alle famiglie italiane. Così a Ballarò la Picerno si è presentata con lo scontrino di una spesa da 80 euro, ma il popolo di Twitter ha tutt'altro che apprezzato. Pina Picerno, con 80 euro si fa la spesa per due settimane. È evidente che lei non ha mai fatto la spesa, neanche solo per se stessa, cinguetta Stefania, a cui fa eco Mario Giagnori. Attenzione, la Picerno, detta Picerno, dopo aver fatto la spesa per due settimane con 80 euro, adesso proverà anche a camminare sull'acqua. I tweet in realtà sono però moltissimi e la Picerno ha così deciso di rispondere su Facebook. Ok, la polemica odierna è se 80 euro bastano o no ad un italiano per fare la spesa due settimane, scrive. Mi pare comunque un passo avanti. Prima la chiamavano elemosina.